Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: «Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno. Legano infatti i fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente, ma voi non fatevi chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro, e voi siete tutti fratelli. E non chiamate padre nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il padre vostro, quello celeste». La parola che Gesù oggi rivolge a ciascuno di noi, nessuno si sente escluso, è una parola dura, contro quella che possiamo chiamare la superbia spirituale. Si tratta di quel modo di vivere, una vera e propria tentazione per noi cristiani, secondo cui per potersi salvare basta vivere curando l'esteriorità della nostra appartenenza alla Chiesa. In questi giorni, in cui l'emergenza sanitaria ci impedisce di vivere queste forme esteriori, semplicemente perché non possiamo pregare insieme, possiamo renderci più conto se i rosari che diciamo, le adorazioni che facciamo, i servizi ministeriali che compiamo durante la messa sono un modo per alimentare la nostra superbia spirituale o sono davvero un'opera gratuita che compiamo per il Signore. Semplicemente perché, anche se siamo a casa, non dovrebbe mai mancare la preghiera. Se scoprissimo che anche noi siamo un po' malati di questa superbia spirituale, non abbattiamoci. Ringraziamo Dio per averci dato chiarezza su questo peccato. Chiediamo subito a Lui perdono e fermiamoci a pregare per qualche istante, perché questa vanagloria non si frapponga al nostro amore per Lui.